Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Oggi ci occupiamo di Unisum. Prima di descrivervelo vi faccio subito ascoltare uno dei miei preset per capire cosa fa esattamente. Ho preferito farvelo ascoltare prima perché la descrizione di questo plugin sarà abbastanza lunga. Infatti parliamo di un altro compressore. Io rispondo sempre non bastano mai perché ogni song è differente, ogni epoca, decennio, mese escono nuovi e nuovi modi di concepire il mix e soprattutto il mastering. Di conseguenza cambiamo le tecniche, gli approcci e anche chi sviluppa i plugin per questo scopo deve adeguarsi cercando di rimanere aggiornato. Unisum nasce, come suggerisce anche il nome, con lo scopo di riunire tutte le caratteristiche peculiari di ogni compressore da mastering mai realizzato in un unico plugin, una somma quindi del meglio di tutto lo scibile riguardante i compressori da mastering. Sembra un progetto così ambizioso da non potersi realizzare ed invece dopo anni di design e testing i ragazzi di Tone Projects in Danimarca sono riusciti in un'impresa veramente ardua, creare un compressore da mastering moderno in collaborazione con nomi altisonanti del panorama, come ad esempio Bobcats. Il concetto su cui è costruito abbraccia la complessità moderna di una macchina da mastering professionale per permettere nelle mani di chi la utilizza un controllo dinamico molto fluido. Non è quindi un compressore basato sull'intelligenza artificiale, ma essendo dedicato ad una fascia ristretta di sound engineer richiede un certo tipo di esperienza, come vedremo. Diventa quindi fondamentale leggere tutto il manuale per saperlo sfruttare al meglio.
Andiamo alle caratteristiche. Analizziamo le caratteristiche che rendono questo strumento un compressore wideband senza compromessi. Proprio l'intercettazione dei transienti o dell'RMS sono i punti più importanti su cui si fonda e possiede infatti un detect point indirizzabile in multibanda, proprio su entrambe le tipologie di picco o RMS, come vedremo. Questo sistema è quindi suddiviso su tre bande, alti, medi e bassi, ed agisce in modalità parallela, dove la threshold e il ratio diventano dipendenti dalla frequenza selezionata. Il rapporto, come vediamo, va da 1 a 1 a 20 a 1 per un tocco veramente estremo. In questo modo per ogni banda possiamo scegliere il tipo di detect da utilizzare. Il tutto poi passa nel controllo variabile di knee gain reduction e limit e linearity, che scopriremo poi all'interno del video. Anche la curva di attacco e release può essere selezionata tra lineare e logaritmica per poter essere programmata durante la fase di mastering nelle automazioni della DAW, dando differenti approcci a diversi momenti del brano. L'altra funzione che io adoro è ovviamente la funzione mid-side, che si attiva da questo sistema. È la mia parte preferita, come avete già visto diverse volte durante i miei video. In unison è controllabile da una manopola di mix tra i due sistemi posta sotto il meter, quindi possiamo da qui scollegare i canali. Il pulsante IG che troviamo qui sotto aggiunge una simulazione di calore, quindi una distorsione armonica generata dai sistemi valvolari. È possibile poi aggiungere programmi indipendenti con il memory effect selezionabile, dove poter lavorare su attacco e rilascio dei transienti più forti, un po' come vedemmo nel sistema di Eventide in un altro mio video su questo canale. Altra variante inedita del plugin è la possibilità di caricare parti dei presets attraverso il drag and drop del preset stesso. Possiamo infatti scegliere quale parametro ricaricare dal preset senza dover variare tutto il resto dei setting. Ho trovato questa idea geniale, vediamo come funziona. Ho salvato il mio preset nella cartella dei presets all'interno di library, in questo caso di Mac OS X. Posso trascinare il mio preset, carichiamone uno, per esempio qui ho scelto un threshold diverso. Prendiamo per esempio Parallel Groove e posso trascinare il mio preset sopra l'interfaccia e far scegliere quale sezione ricaricare, quindi in questo caso la sezione di attacco e rilascio. Ho trovato questa soluzione veramente geniale. Andiamo ad esplorare ora l'interfaccia partendo dall'alto, quindi dopo il logo troviamo appunto il selettore AB per poter fare le comparazioni tra i due preset diversi. Il sistema di caricamento dei preset, ne abbiamo tantissimi a disposizione, sia quelli di default sia quelli creati da alcuni personaggi di spicco, e poi abbiamo la sezione degli user presets dove salviamo ovviamente i nostri. Segue ovviamente il load and save dei preset magari esportati verso altre cartelle, il sistema di link, quindi possiamo già lavorare in maniera slinkata o linkata, il mode che ci permette di scegliere di lavorare in LR stereo oppure in MS mid-side. La qualità che troviamo qui al lato è settata in base all'uso che se ne fa all'interno della CPU, infatti qui abbiamo tre step di qualità come vediamo. Real time lavora con zero latency, ovviamente usa meno CPU, non il massimo se lavoriamo con attacchi rapidissimi e con un circuito di emulazione valvolare attivo come l'IG. High, dove ci troviamo in questo momento, possiede un po' di aliasing cercando di mantenere la CPU meno stressata possibile, utile in tantissime applicazioni, mentre nella versione pristine il plugin applica addirittura un oversampling interno e raggiunge il massimo della qualità possibile a scapito ovviamente del processing, come vediamo infatti in modalità pristine la CPU è salita già al 30% con il solo plugin. Quindi in questa sessione di mastering abbiamo aperto soltanto Unison. Andando in real time scende drasticamente, high vediamo sale un pochino, mentre pristine appunto distrugge un po' il nostro processore. Infine abbiamo il pulsante di power on off che abbiamo già visto durante l'esecuzione del mastering. Andiamo ad esplorarci l'interfaccia principale del nostro plugin. Troviamo partendo da sinistra il sidechain highpass filter, in cui possiamo permetterci di bypassare le frequenze più basse del segnale con una escursione lieve di 6 dB di ottava, ed il sidechain emphasis o enfatizzatore, questa anche è una opzione inedita per questo genere di compressori,
ci dà modo di selezionare una zona delle frequenze dove verrà posto il nostro picco di detection, quindi un sistema per trovare il punto migliore di detect partendo da una frequenza data. È una sorta di analizzatore multiband, in questo caso scegliamo la banda su cui andare ad intervenire maggiormente. Possiamo quindi scegliere una frequenza su cui far concentrare il nostro compressore ed in quella zona specifica farlo lavorare anche come se fosse un DSR nello stile device. Relax, che troviamo qui al lato, è un sistema collegato alla gain reduction che vediamo qui al lato. Come accade quindi nei compressori ottici tipo Maselec, e riduce quindi tutti i parametri impostati sul master in una sorta di mix dry-wet, ma non coinvolge completamente il segnale dry. È ovviamente seguito da un gain compensation, quindi non avvertiamo la differenza di gain applicandolo. Un modo alternativo per far respirare meglio il brano, lo vedremo dopo nel dettaglio. Infatti la curva dopo il ginocchio viene rialzata leggermente, riducendo proprio la durezza di un crashing aggressivo dello stile SSL, quindi diciamo ammorbidiamo anche quel tipo di rilascio. Il gain reduction limit è collegato alla ratio e threshold, in grado quindi di farci controllare la riduzione di gain che esce da questi parametri, soprattutto quando esageriamo e portiamo il compressore verso l'estremo. Come dicevamo prima, è influenzato dal controllo di relax. Proviamo ad esagerare, vediamo come funziona. I controlli del compressore sono quelli standard e fanno riferimento, come di norma, alla soglia di intervento, rapporto di compressione e curva del ginocchio knee. Che lo rende più o meno aggressivo, oltre al gain di recupero dopo la compressione, infatti. Adesso stiamo esagerando. La curva di rilascio passa da linea logaritmica a lineare. In questo modo passiamo da un rilascio più rotondo, mentre la logaritmica, come sentiamo, è legata ad un rilascio più naturale. La differenza con gli altri compressori è che in questo modo possiamo averlo controllabile, non switchabile o, quindi possiamo anche farne una versione intermedia. Arriviamo così al pulsante IG o IG, che aggiunge un colore valvola al nostro compressore ultra trasparente. Ricorda vagamente l'effetto di saturazione che abbiamo già nei compressori tipo il Fab Filter Saturn. Pulsante solo ci fa ascoltare l'effetto side e mid. Passando poi per il view meter, abbiamo il True GR, come dicevamo. Ritornando al meter, le tre posizioni True GR sono la rappresentazione più accurata della compressione applicata. PPM fa riferimento al picco, segnale di picco, e ha un fallback molto lento, come vediamo. Mentre il view, che troviamo qui, fa riferimento ovviamente al segnale analogico view delle apparecchiature hardware. È utile quando lavoriamo in combinazione con dell'outboard esterno.
Andiamo ad esplorare la sezione più dettagliata e complessa di tutti i parametri, quella che mi ha richiesto un pomeriggio intero di test e una lettura approfondita del manuale. Infatti questa sezione è molto difficile da comprendere. Partiamo da sotto, da Style, che ci mostra una enorme quantità di preset di algoritmi primari di scelta per indirizzare il mastering verso una direzione ben precisa, e la descrizione è fondamentale per capire il concetto del routing interno di Unisum. Lo vediamo anche in uno schema all'interno del manuale, dove appunto è indicato il sistema di rappresentazione. Come vediamo, il segnale viene sdoppiato in ingresso per poter avere la sezione di sidechain e peak RMS detector in parallelo rispetto al segnale che poi finisce nel compressore vero e proprio, quindi quello che ufficialmente si occuperà di controllare la compressione del segnale in ingresso. Passando quindi dal multiband detector, arriviamo nella threshold, che viene influenzata da questo multiband detector, per finire in un'altra sezione parallela, dove appunto troviamo il sistema di release curve, memory effect, che vedremo dopo, e il secondo inviluppo, che è miscelabile con il primo, per arrivare nel mix di inviluppi, per poi riuscire a tornare insieme al segnale parallelo, al segnale dry, nella transfer curve, dove appunto possiamo controllare reazioni linear e gain reduction limit. Alla fine finiamo nel gain generale e il tutto viene rimiscelato con il segnale dry per il mix finale. È veramente un sistema molto complesso ma intelligentissimo. Iniziamo partendo dalle frequenze di crossover che troviamo qui sotto. Come vediamo, ne abbiamo due, una che divide appunto i medi alti e l'altra che divide i medi dai bassi. Tornando al sistema Style, abbiamo quindi a disposizione diversi tipi di combinazioni in base al tipo di applicazione che abbiamo qui. Sono quindi i preset relativi al transient detector. Infatti possiamo quindi mantenere i settaggi del compressore che abbiamo fatto e poi scegliere tra i transient detector quale suona meglio al nostro orecchio nel nostro mastering. Iniziamo con le frequenze di crossover delle tre bande. Come vediamo, ne abbiamo due, una che divide i medi dagli alti e una che divide i medi dai bassi. Sono settati su 12 dB di ottava, quindi ricordiamoci, questi parametri sono per il detect soltanto, mentre il compressore continua a lavorare sul segnale full band, in modo da non generare sfasamenti o distorsioni strane. L'RM Speed e il Peak Gain sono suddivisi per ogni singola banda e guidano il detection verso una risposta più rivolta RMS o rivolta quindi lenta. In questo modo possiamo rendere lenta la detect sulle basse e più veloce quella sulle medie alte. Lo stesso discorso lo possiamo fare sui picchi, dove vengono intercettati in base al volume dei picchi stessi, per farlo reagire sugli short events dei picchi e sulle frequenze alte, dove spesso perdono il controllo i compressori. Guardiamo ai LED che vediamo qui al lato e ci mostrano in tempo reale quale dei due sta lavorando in quale situazione. Come vediamo, l'RMS detection sulla sezione bassa, mentre nella sezione più alta si arriva ad un controllo più di peak gain. Qua siamo nel territorio più chirurgico di questo sistema e approdiamo alla sezione Weight, che controlla l'influenza di ogni singola banda sulla compressione generale. Ad esempio, se abbiamo un mix con molte basse, non vorremmo che il nostro volume influenzi troppo il controllo del compressore a discapito delle medie o delle alte, come accade nel caso della trap o l'hip hop, eccetera eccetera. Quindi potremmo scegliere di utilizzare meno influenza dei bassi, in maniera da lasciarli più liberi possibile. Andiamo a vedere come agisce. Thank you.
In ultima analisi abbiamo ratio X, ossia la quantità di crossover che influenza il detect. Diventa quindi un ratio indipendente dalla frequenza. Il piccolo LED ci mostra quando il valore di ratio viene modulato. I settings di speed ci permettono di controllare la velocità di questa modulazione. La sezione successiva è dedicata al controllo chirurgico di attacco e release. In questa sezione possiamo controllare dettagliatamente le caratteristiche di attacco e rilascio. Diventa particolarmente utile per cesellare l'attacco e la release in maniera veramente chirurgica su ogni tipo di file audio. Questo genere di controlli richiede un super ascolto monitor in una stanza da mastering o cuffie altamente professionali. È difficilissimo da utilizzare in casa, se non impossibile. QuietXtime cambia il tempo di release in base all'intensità della compressione, come avviene in alcuni compressori hardware della serie SPL. LoudXtime quindi ci permette di controllare l'inizio della curva, mentre QuietXtime la parte finale della curva. Xover setta il punto di crossover tra loud e quiet. A sinistra aumenta il segnale nella parte loud, come siamo in questo momento, a destra quello della parte quiet. Nel manuale troviamo un riscontro grafico dell'uso di questo tool. Siamo arrivati al controllo dell'override, che controlla al massimo il ritardo dell'attacco preservando i transienti, un po' come il pulsante SH Mode dei plugin di acustica audio o il controllo dei transienti del Vice DS1. Selezione a sinistra è very fast, seleziona a destra molto lento. I controlli di envelope che troviamo qui ci permettono di tenere sotto mano l'aggressività del compressore, rendendolo meno snappy, riducendo il secondo envelope mix con un uso logaritmico del rilascio. Eccolo qua. Il controllo di second envelope più time controlla invece il tempo di attacco basato sul controllo dell'attacco. Settato su 0 ci dice che il secondary envelope avrà lo stesso tempo dell'inviluppo principale senza alcun tipo di modifica. Infine, envelope smooth setta la frequenza del filtro di smooth tra inviluppo primario e secondario ed è applicato al post attacco e release. Terminiamo il tour di questa incredibile interfaccia con la sezione Link o Channel Link. RMS e Peak Bias gestiscono il rapporto tra i due parametri ed entra in funzione solo quando iniziamo a slinkare i canali. Infatti, nella modalità linkato rimane chiuso e quindi non è possibile utilizzarlo. E gestisce il fattore più importante per il detect. Possiamo poi fare un Fine Detect nella sezione multibanda, come abbiamo visto. Limit gestisce invece l'escursione tra LR, gestendo lo stereo al meglio possibile, evitando grosse escursioni verso l'uno o l'altro canale. Filter, infine, ci permette di controllare quanta influenza abbiano le alte o le basse frequenze nel link del canale. A sinistra si riduce l'influenza del link sulle basse, a destra sulle alte frequenze. Unison non è un compressore per tutti, necessita di grande maestria e sensibilità per poter essere utilizzato al meglio. I parametri di intervento sono nuovi e diversi da quelli a cui siamo normalmente abituati, con potenzialità di shaping della forma d'onda veramente ampia, un controllo inedito dei transienti, un controllo del gain reduction in grado di prevenire l'overapplicazione del compressore, una marea di controlli di sidechain che ci permettono di filtrare fuori dal compressore le frequenze basse dal circuito di detect e quindi prevenire un'intercettazione delle basse errata. Lo Stereo Link è fenomenale, ci permette di usare il compressore in modalità full band o separatamente su left e right per una preservazione del segnale stereo totale. È richiesto un sistema di monitor professionale ed una stanza trattata, oltre ad un paio di cuffie professionali. In alternativa ci potremmo affidare ai preset, fidandoci di quello che riusciamo a percepire. È forse il compressore definitivo se accoppiato poi ad altri strumenti pro come il sistema device, da cui trae alcune caratteristiche interessanti. Vi invito anche a vedere il video di mastering che ho fatto sull'argomento. Il mio suggerimento, come al solito, è scaricare la demo e provarlo. Io ne sono rimasto colpito per la sua incredibile trasparenza e dettaglio di lavoro. È diventato uno dei miei must-have plugin. Spero che questa recensione vi sia stata utile. Vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online, dove affronteremo gli argomenti in maniera semplice ed accurata. Verrete a contatto con le mie tracce.
Affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e Music Off. Non dimenticate di iscrivervi lasciando poi un vostro commento sotto. Ho anche aperto un account Patreon dove poter reperire altri video dedicati proprio agli utenti Patreon e che mi permette di supportare un po' il canale con questi video gratuiti. Per il momento è tutto, ciao, a presto!